Massimo Ranieri, che avete appena visto nel film, era completamente attore, anche se c'erano momenti musicali, quindi è stato un rapporto drammaturgico di quel tipo, è stato molto facile e bello. Non ci conoscevamo, quindi questa è stata l'occasione di incontro. Con Franco Battiato invece è una storia lunga. Incontro, lui aveva bisogno di gioventù e poi ha chiesto a me e a Fabrizio Gifuni di partecipare al suo secondo film e poi c'è stata l'occasione per una partecipazione mia in un suo terzo film e poi c'è stata la richiesta di partecipare a un programma televisivo sui generis, come era sempre, insomma, lo sguardo di Franco, che si chiamava Bitte keine Reklame, già il titolo, insomma, ci racconta che è in tedesco, per favore niente pubblicità, cassette postali. Ed era un programma Rai, Udite Udite, un programma Rai che dava spazio a incontri straordinari con artisti mistici, sacerdoti, danzatori, scrittori, è un programma veramente molto bello, a riguardarlo oggi prezioso. E quindi, ecco, poi è stata anche l'intrecciarsi di un'amicizia profonda. E quindi che lui se ne sia andato così, in silenzio, un po' era preparato questo addio, però. Abbiamo la fortuna di avere sempre uno sguardo su di lui, non soltanto l'ascolto di quello che è il patrimonio nazionale delle sue canzoni, ma uno sguardo su di lui perché quando avevamo finito il film Musicante, io ero già incinta della nostra seconda figlia e lui mi aveva chiesto se poteva fare un quadro da regalare e allora, questo molto a distanza poi dal film, e allora gli ho dato una foto di nostra figlia e quindi abbiamo questo ritratto di Maria piccolo, piccola, molto, molto bello. Tra l'altro adesso c'è una bella mostra sul palco, ci hanno sottratto un quadro, spero che torni presto a casa. Te l'hanno fatto fare, cioè sostituire la fidanzata di Montalbano. Non era una cosa da poco, perché veniva. Ecco. Cosa hai provato, cosa hai pensato quando e come ti sei misurata col fatto di dover fare una cosa dove si era già imposto un'immagine? Allora, io sarò del tutto sincera, non seguivo Montalbano, nel senso che non perché non lo amo, perché poi naturalmente quando mi hanno fatto questa proposta mi sono guardata tutto Montalbano dall'inizio fino all'ultima puntata di quel momento e l'ho amato, però non ero di quelli che lo seguiva e quindi quando mi hanno fatto questa proposta, quando Alberto Sironi insieme al produttore mi hanno fatto, insieme a Luca mi hanno fatto questa proposta, io sono stata molto contenta rispetto alle persone che conoscevo, Alberto Sironi, che è anche un uomo che amava profondamente il teatro, che mi ha fatto questa proposta venendo a teatro a vedermi e tra l'altro avevo anche sbagliato a dirgli l'orario dello spettacolo, quindi lui è venuto e la porta era già chiusa, quindi ho aspettato quel giorno, era venuto a Milano apposta, figura proprio, e poi ha aspettato il giorno dopo, è venuto a vedere e mi ha fatto questa proposta con Luca, con il produttore. Non mi ha preoccupato il fatto di entrare in corsa rispetto a una storia già segnata da un'altra attrice, quantomeno che ha lavorato a lungo a quello stesso personaggio. E non mi sono resa conto del pasticcio in cui mi mettevo, perché Montalbano, me ne sono resa conto quando sono uscite le nuove puntate, era un culto in cui c'erano i pro, i contro. Lidia è sempre stata universalmente detestata, credo a cominciare da Camilleri stesso, e
e quindi incarnare Livia era intanto il pericolo di, insomma, di entrare in una storia già raccontata e quindi è meglio l'altra. E quello è il classico. E poi incarnare una sorta di figura di culto, nel bene e nel male. E quindi ne ho subito le conseguenze a lungo. Però devo dire che poi nelle puntate, nel corso, perché ho fatto 5 stagioni fino all'ultima, ho cominciato a... Ma io in verità ho amato da subito quel set, quella placidità, quel tipo di racconto, quella anche teatralità del racconto che era stata impostata per Montalbano. E ho amato moltissimo lavorare con Luca Zingaretti e con Peppino Mazzotta, con tutti gli attori protagonisti di questa storia. Ed è stato un addio difficile, proprio perché è stato aspro, traumatico per tutti. Non parliamo per me, insomma, per me Livia come l'ultima scena allucinante. E è successa una cosa straordinaria, perché la odiatissima Livia è stata difesa, cioè lasciata per telefono dal commissario incredibilmente. C'è stata un'alzata di povera Livia, cosa è mai successa prima? Questo uomo si permette. Livia ha avuto una rivincita, diciamo.